Ma parliamo invece della fusione fredda, perché la fusione fredda da sempre, quando si fanno le trasmissioni sul nucleare, sia in vista dei referendum, sia per le polemiche dopo Fukushima, è uno dei temi che sempre, sempre gli ascoltatori ci chiedono di approfondire. Io devo dire che ho in studio a fianco a me un giornalista che considero straordinario, perché fa della divulgazione scientifica da sempre di alto livello una cosa strepitosa. Lo fa anche per Radio 24, Mr. Kilowatt, lo conoscete benissimo, è Maurizio Meles, che è in studio qui al mio fianco e che ringrazio, perché con lui che ne ha parlato tra i primi in Italia, facendo puntate che voi trovate se andate sul sito di Radio 24, con lui tenteremo di approfondire ulteriormente ciò che tra fine aprile e inizio maggio, i primi giorni di maggio, ha molto alimentato nuove speranze su questo filone della fusione fredda, che ricordate è un filone di quelli che reiteratamente però suscitano ondate di attenzione e poi di grande delusione dai tempi in cui ci fu la famosa polemica qualche anno fa, dopo che Martin Fleischmann e Stanley Pons avevano acceso enormi speranze e poi il loro la loro promessa, il loro annuncio venne demolito per errori sulla replicabilità, sulla misura di quanta energia e di quanto calore si era prodotto attraverso la fusione fredda. Di che cosa parliamo quando parliamo di fusione nucleare fredda? Parliamo appunto di un processo attraverso il quale la fusione non avviene come nel Sole a milioni e milioni e milioni di gradi, cosa che lo rende dal punto di vista tecnologico non alla nostra portata, perché a quelle temperature non siamo in grado di fare niente su questa Terra. Pensate che ancora oggi non abbiamo capito se le strutture di contenimento sotto le vasche dove ci sono le barre di grafite della centrale di Fukushima hanno tenuto o meno. Con ogni probabilità abbiamo tutti capito che le barre sono andate in fusione in alcuni reattori. Il problema se la struttura di contenimento sottostante, che serve a impedire che le falde freatiche in profondità vengano poi contaminate, non siamo in grado di capire se hanno retto. Almeno io non ho trovato ancora informazioni tali per cui possa dire serenamente a chi ci ascolta, anche Maurizio Meles di fronte a me scuote la testa. Detto questo, a milioni di gradi noi la fusione nucleare non siamo in grado di farla. Il problema è: esistono delle modalità attraverso catalizzatori, attraverso altri sistemi, attraverso cui dei processi nucleari di fusione possono avvenire a temperature invece alla portata della nostra tecnologia? Questo è il punto. E c'è un annuncio di cui siamo in attesa degli approfondimenti. Adesso passo la linea a Maurizio Meles, perché un imprenditore italiano discusso, molto discusso, ha annunciato insieme a di aver realizzato, con la cooperazione di uno scienziato italiano, una metodologia che è già, lui sostiene, replicabile, è già nella fase tecnologicamente avanzata. Cioè in realtà loro stanno procedendo alla costruzione di alcune centinaia di catalizzatori che entro ottobre-novembre addirittura diventerebbero un impianto attivo da 1 megawatt in Grecia. Questo chi ha seguito le trasmissioni di Maurizio Meles sa di cosa stiamo parlando, ma io adesso passo la linea a lui, passo la voce a lui e vi annuncio chi sono gli altri ospiti della nostra trasmissione, per consentire di spiegare a un pubblico, ripeto a tutti, Maurizio lo sa ma lo dico anche ai nostri due ospiti, che non è di ai lavori, che è vastamente, non vi arrabbiate voi a casa, ignorante di determinanti elementari purtroppo di fisica, tranne alcuni specialisti, li abbiamo già abbassato l'annuncio della trasmissione per ricevere molte mail di addetti ai lavori, ma in realtà nel nostro è un paese in cui, quando si tratta di fisica, chimica, biologia, l'ignoranza di massa è purtroppo una delle caratteristiche che determina l'arretratezza a livello del nostro paese. Lo dico per gli ospiti, che non dimentichino quindi di parlare con un linguaggio divulgativo e piano, perché sono Francesco Celani, che è primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e vicepresidente dell'International Society of Condensed Matter Nuclear Science, ed è collegato con noi. Buongiorno professor Celani. Buongiorno. E Stefano Bagnasco, che è ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e collaboratore del CICAP, il CICAP a cui più volte ci rivolgiamo, perché è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Qui non stiamo parlando ovviamente di paranormale, però a lui spesso gli chiediamo di fare lo smascheratore, per così dire. Buongiorno anche a Bagnasco.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Maurizio, ci vuoi fare il punto? Perché mi hai detto che su questa vicenda di questo imprenditore discusso che si chiama Rossi, che è stato protagonista anni fa di una vicenda, aveva annunciato una tecnologia per la quale dai rifiuti solidi urbani si faceva attraverso la condensazione per cracking delle molecole pesanti dei rifiuti, lui diceva noi possiamo produrre enormi quantità di petrolio, gas, carbone, eccetera. Il tutto finì in uno scandalo giudiziario. Ma al di là di questo imprenditore che si chiama il Petrol Dragon, si chiamava la sua impresa, al di là di questo imprenditore, le caratteristiche scientifiche di questo progetto, che sarebbe già in una fase così avanzata, di cui però non viene detto niente perché dice siamo in attesa del brevetto. Questa è stata la tesi di Rossi, che tu hai intervistato mandando in onda le due puntate nella tua trasmissione La Cosa. Quali sono le novità ulteriori che stamattina venendo in studio hai detto guarda che qui oggi c'è una cosa che arriva? Beh, allora, su questo poi io credo che dovremmo chiedere delucidazioni e maggiori informazioni a Francesco Celani, che conosce molto bene e che insomma è anche la persona che mi ha insomma spiegato sabato sera, o meglio venerdì sera, che circola un'email di uno, diciamo, dei personaggi, un certo Brian Ahern, che è coinvolto da molti anni in questi studi sulla fusione fredda, il quale pare che abbia fatto un esperimento dimostrando il principio di funzionamento sul quale si basa in qualche modo anche l'oggetto, questo energy catalyzer inventato da Rossi, che ricordiamolo è un oggetto che si presenta come un tubo lungo mezzo metro di qualche centimetro di diametro, nel quale entra acqua del rubinetto, diciamo acqua fredda, e da cui esce acqua calda o vapore. Sembra che dei passi avanti siano stati fatti proprio in questi giorni, anche se non c'è ancora una pubblicazione scientifica, che insomma, quindi con tutti i crismi, questi passi avanti consisterebbero nell'aver provato addirittura una produzione di energia autosostenuta, cioè senza bisogno di dare alcun input energetico dall'esterno. Questo piccolo campione di nickel trattato in un certo modo produrrebbe energia ogni volta che si inietta idrogeno, ogni volta che gli si butta dentro un pochettino di idrogeno. E nell'intervista a te, se non sbaglio, Rossi aveva detto che rispetto ai prezzi di produzione dell'energia attuale dalle fonti insomma abituali fossili del nostro mix, siamo a una scala? Qui siamo a un centesimo di euro per kilowattora. Questo ovviamente sarebbe da un lato un costo dell'energia con una tecnologia che sarebbe appena agli esordi. Dall'altro stiamo attenti perché questo costo, diciamo che in questo momento non tutti sono d'accordo che si possa fare una stima precisa. In realtà sarebbe un centesimo per kilowattora di energia e $2,000, €1,300 per kilowatt di potenza, e qua già entriamo dentro alla questione, si sa che cos'è la potenza, si sa che cos'è l'energia. Diciamo che se la potenza e la velocità, l'energia sono i metri, no? Diciamo, il rapporto che c'è fra energia e potenza è lo stesso. Allora, professor Celani, diciamo, noi diamo un po' per scontato perché non c'è il tempo per approfondire troppo tecnicamente, che però una parte del pubblico sappia che i dubbi sulla realtà fisica della riproducibilità dei diversi annunci che dall'inizio degli anni 90 sono venuti per le diverse tecniche di catalizzazione usata nei diversi scienziati, molti italiani anche tra l'altro, perche questo è un settore sul quale l'Italia vanta molte ricerche che sono state finanziate, NEA, CNR e così via, però una parte della comunità scientifica internazionale ha sempre alimentato vasti dubbi sulla realtà del fatto che siano fenomeni davvero nucleari quelli che possono produrre qualche rilevabile ma molto contenuto aumento nel bilanciamento di una reazione energetica, per cui qualche cosa si produce alla fine. Ma alla luce di questi dubbi, la realtà di questa novità di cui siamo in attesa dei particolari nuovi, quali potrebbe essere a suo giudizio, professore? Allora, il punto penso importante è che intanto va dato atto all'ingegner Rossi che grazie alle sue all'uscita pubblica si è scatenata una sorta di gara nel trovare delle tecniche più semplici per produrre energia anomale rispetto a quelle tradizionali basate sul sistema appallaggio deuterio. Quindi, usando un termine brutto ma rende un po' l'idea, una caterva di cantinari, ma gente esperta, non cantinari, nel senso, e particolarmente in America. Cioè, cantieri nel senso che conducono le loro ricerche anche in sottoscala, di casa, molto spesso collegati però con grosse istituzioni,
perché una cosa è fare l'esperimento, una cosa è fare le analisi successive, che costano moltissimi soldi, cioè le attrezzature speciali, e quindi il cantinaro, per quanto possa essere ricco, non ha l'attrezzatura, il personale, non ce la fa. Quindi queste anche, perché, anche, perché, appoggiano... anche perché, professore, alcuni dei più importanti report negli ultimi 15 anni sullo stato dell'avanzamento degli studi delle tecnologie sulla fusione fredda vengono, per esempio, negli Stati Uniti, vengono per esempio dalla Marina Militare Americana e così e via. Infatti, cioè, infatti, è un filone sul quale la ricerca militare non è del tutto disattenta, per ovvie ragioni. Anzi, fin troppo attenta. Allora, il punto è, fare questi esperimenti costa, ma non troppo. Fare le analisi fatte molto bene è estremamente complesso, quindi è un certo numero di persone che hanno dei buoni rapporti con istituzioni pubbliche, in particolare in ambito militare e connesso, e ha iniziato a fare delle prove a largo raggio, non convenzionali. Una di queste è il dottor Brian Ahern, che nell'ambito del mondo della fusione fredda, esiste una società scientifica internazionale che controlla la qualità delle persone, prima di tutto, e poi dei lavori che fanno, ha una buona reputazione, collabora anche con istituzioni giapponesi importanti, e il venerdì sera è arrivato un mail che più o meno uno si aspettava, ma non così bello. Allora, il Brian ha fatto un composto basato su zirconia, nickel e rame. Zirconia e nickel è la stessa usata da Arata, è stato il precursore di tutto, e il rame è la novità. E al posto di usare il deuterio, che costa e ha vari limiti, ha usato l'idrogeno, l'acqua leggera. I laboratori della AMER. Aspetti, mi lasci dire, quando lei dice Arata, il nostro pubblico non sa che Yoshiaki Arata metà degli anni 90, inizio del 2000, è stato uno in Giappone, è stato uno di coloro che più ha fatto far passi avanti alla tecnica delle cellule di catalizzazione. Quindi, ecco, questo solo per dire, metto solo delle note all'Ater. Esatto. Allora, Arata nel nostro mondo è quasi un mito, è un personaggio fuori dalla norma, una cultura multidisciplinare. Questo è il punto chiave. La multidisciplinarità è indispensabile. Tutte le persone che si sono avvicinate nel campo della cosiddetta fusione fredda, che avevano una cultura monotematica, hanno tutti fallito. Bisogna avere una visione larga della scienza, un po' tipo rinascimentale. Questo aspetto, e questo è ciò che fa dubitare poi una parte della comunità scientifica, infatti, invece, perché purtroppo, perché vi accusano di essere dei bruniani, cioè di avere un'idea un po' olistica. Il problema, secondo me, una parte non piccola della cultura dei miei colleghi, seguendo le mode americane, si sono iper specializzati. Sanno fare solo una cosa e non riescono a guardare un po' di lato, e questo è pericolosissimo. Ma questa mail che sarebbe arrivata da Brian Ann, eccetera, lei dice molto positiva, perché molto positiva? Cioè, cosa dice in realtà? Il punto è, lui ha fatto delle misure il cui valore assoluto è piccolo, ma fatte con un criterio scientifico estremamente rigoroso. Nessuno può dire che lui ha sbagliato, cioè o ha imbrogliato tutto, e mi sembra difficile che possa capitare, oppure qualcosa di molto importante, perché lui ha fatto le misure scientificamente inconfutabili. Ma queste misure sono state fatte su l'ICAT, cioè il catalizzatore, quello? No, su che cosa sono state fatte? Un materiale che probabilmente, che forse somiglia all'ICAT di Rossi e Fogati, forse è uno dei materiali possibili. Anche noi abbiamo sviluppato un materiale, guarda caso, estremamente simile a quello che ha sviluppato Brian Ahern. Il nostro lavoro, per evitare polemiche, lo abbiamo inviato alla Società Italiana di Fisica, che verrà mostrato a settembre. Non dimentichiamo, una delle grosse critiche, polemiche, è stato che Freshman e Ponza hanno fatto una conferenza stampa e non mandato il lavoro a una rivista normale. Sì, e poi quando il lavoro fu pubblicato, insomma, era zeppo di errori. Ecco. Quindi questa cosa ha ucciso la credibilità della fusione per un bel po'. Era la riproducibilità.
facevano 100 prove, ogni tanto qualcosa funzionava, ma non avevano assolutamente il controllo della reazione. Quindi loro hanno gettato il sasso nello stagno. In realtà non dimentichiamo che gli esperimenti di diffusione fredda, i primi, non sono di Precision e Pons dell'89, ma di Arata nel 1958. Sì, 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 sì. Quindi c'è una lunghissima storia dietro, fatta con estremo rigore scientifico, risultati modesti, bassi finanziamenti, però rigore scientifico inappuntabile. Fleischmann è un grandissimo personaggio nell'ambito scientifico mondiale, quindi non è un matto qualunque, ecco. Non aveva bisogno di gloria. Allora, certamente. Allora, nel frattempo si è collegato a noi Sergio Focardi, che è professore emerito di fisica sperimentale all'Università di Bologna. E il professor Focardi, per così dire, è uno dei personaggi chiave di questa vicenda, no? Direi proprio di sì, direi che è il padre praticamente di questa reazione nichel-idrogeno che sarebbe alla base dell'e-catalyzer di Rossi. Comunque Oscar, come senti, si sono scatenati in questo momento, diciamo, un po' dappertutto in giro per il mondo, tutti quelli che negli anni, dopo gli anni 90, hanno continuato, hanno tenuto duro, hanno continuato a lavorare su questo tema. In questi giorni puoi immaginare che cosa sta succedendo in quei laboratori. Allora, professor Focardi, in attesa della mail di cui ci parlava Celani, in realtà di questi catalizzatori, comprensibilmente Rossi dice: io sono in una fase di pre-brevettazione, quindi non voglio dire, tranne il fatto che sto già facendone la produzione seriale, perché questo è ciò che ha annunciato ai microfoni delle due puntate che Maurizio Melis ha mandato in onda, riproduzione seriale a centinaia di pezzi di questi centinaia tubi. Centinaia per costruire questo primo reattore, ma in realtà da novembre dovrebbero diventare 300.000 pezzi all'anno costruiti da questa azienda greca, la Defcalion, che avrebbe accordi appunto con Rossi. E Focardi, lei che cosa... intanto buongiorno e grazie ovviamente, però lei capisce che detta così chi a casa, io vedo delle mail che dicono: bah, non ci stiamo capendo nulla, bah, non ci sarà mai la possibilità di avere una cosa simile. Purtroppo deve fare i conti da lunghi decenni, immagino, con questa atmosfera che è un misto di incredulità e di ipercredulità di chi non è del ramo. Sì, sì, certo, questo è stato uno dei problemi che ha rallentato lo sviluppo di questa tecnica, perché non abbiamo mai, io mi riferisco ora al passato, a 20 anni fa, insomma, non abbiamo mai ottenuto finanziamenti dagli enti di ricerca che hanno deciso di non finanziare questi processi. Mi riferisco all'Italia, naturalmente, non a tutto il mondo, e questo ci ha costretto a lavorare con notevole difficoltà. Poi per me fortunatamente le cose sono cambiate quando 3-4 anni fa ho incontrato l'ingegner Rossi, che aveva delle nuove idee, e ho cominciato a lavorare con lui, anche perché siccome nel frattempo ero andato in pensione ero libero di fare qualsiasi cosa. Ma questo tipo di ricerca nei suoi ultimi 3-4 anni di che ordine di grandezza, non le chiedo le cifre precise, ma di che ordine di grandezza di investimenti negati dalla ricerca pubblica aveva bisogno per arrivare a queste determinanti di cui poi apprezzeremo la realtà o meno tra pochissimo? Cioè, i capitali che servivano, quanti erano? Ma guardi, non lo so nemmeno, perché gli enti di ricerca che finanziano ricerche in questi campi avevano deciso di non finanziarle, per cui siamo stati costretti a prestiti di strumenti e operazioni di questo tipo che hanno rallentato tutto. Non che io voglia dar la colpa del tutto agli enti di ricerca, perché per il motivo per cui non siamo arrivati allora ai risultati, ma certamente lavorare senza le attrezzature non è stato una situazione ideale. Ora le attrezzature le abbiamo, e la cosa interessante è, da quando mi sono messo a lavorare con l'ingegner Rossi, il primo esperimento che abbiamo fatto ha dato immediatamente risultati enormi, e ci ha quindi convinto a procedere e andare avanti.